Nei video precedenti abbiamo calcolato l'induttanza di una spira e di un solenoide. Adesso vediamo come si calcola l'induttanza di una bobina. Innanzitutto, cos'è una bobina e perché è diversa da un solenoide? La differenza, essenzialmente sta nel fatto che la bobina è sottile, quindi ha uno spessore piccolo, per esempio molto più piccolo del raggio, mentre invece un solenoide ha uno spessore, quindi una lunghezza molto maggiore del raggio. Comunque entrambi, solenoide e bobina, hanno molte spire, di solito molte centinaia di spire. Una bobina genera un campo B che è molto simile a quello di una spira sola, infatti ha questa forma che si avvolge, che attraversa la bobina e poi si avvolge attorno alle spire. E quindi per fare il calcolo della sua induttanza della bobina dobbiamo immaginare per semplicità un campo B uniforme, altrimenti non è facile calcolare il flusso autoindotto, il flusso magnetico autoindotto attraverso la bobina stessa, perché il campo B in realtà non è uniforme, quindi noi lo approssimiamo come se fosse uniforme. Quindi il flusso autoindotto si calcola facendo come al solito il prodotto scalare tra il campo B e la superficie che questo campo attraversa. La superficie non è quella di una sola spira, ma è quella di n spire. Io più sotto ho fatto l'esempio di una bobina da 300 spire. Quindi il campo B non attraversa una sola spira, ma 300. Perciò la superficie attraversata non è S, l'area di una spira, ma è S per 300. Inoltre abbiamo il prodotto scalare, quindi campo B, la superficie attraversata 300 volte S, per il coseno dell'angolo alfa. L'angolo alfa è l'angolo tra il vettore superficie della bobina, cioè delle sue spire, che ho orientato in alto, e il campo B, che pure in questo caso va verso l'alto se la corrente scorre in senso antiorario. Quindi l'angolo in questo disegno è 0, l'angolo alfa, il coseno vale 1, e perciò il flusso autoindotto magnetico autoindotto attraverso la bobina è semplicemente B per NS, ma il campo B generato da una bobina non è semplicemente il campo B generato da una spira, è il campo B di una spira per n volte, è amplificato n volte, perché infatti non è una sola spira a generare il campo, ma sono 300 spire nell'esempio, e quindi noi abbiamo un campo B che è amplificato di 300 volte rispetto a quello di una spira, ma allo stesso tempo non soltanto il campo B è amplificato di 300 volte, ma la bobina viene attraversata da questo campo tutte e 300 le sue spire, quindi anche la ricezione di questo campo B è amplificata di 300 volte. Questo è il motivo per cui n compare due volte, il numero delle spire, sia qui che qua. Qui compare perché il campo B generato da una bobina è 300 volte più intenso del campo B generato da una spira sola. N che sta qua significa che il campo B, che già è 300 volte più intenso, viene avvertito dalla bobina con una intensità 300 volte maggiore, ma non perché, non solo perché è generato 300 volte più forte, ma perché la bobina, avendo 300 spire, ciascuna spira è attraversata dal campo B, quindi la bobina lo riceve questo campo 300 volte di più, perché ogni sua spira riceve il campo B. Quindi abbiamo un'amplificazione nella generazione del campo B di 300 volte, ma anche un'amplificazione nella ricezione del campo di 300 volte. E questo spiega la presenza di n al quadrato. Per inciso, anche l'induttanza del solenoide presentava n al quadrato per lo stesso motivo, perché anche il solenoide, essendo composto di un certo numero di spire, in quel caso erano 1000 nell'esempio del video precedente, non solo fa un campo 1000 volte più intenso, ma questo campo va ad attraversare non una sola, ma tutte e 1000 le spire, quindi anche il solenoide avverte il campo 1000 volte di più. Cioè lo riceve con un'intensità 1000 volte superiore perché tutte e 1000 le sue spire vengono attraversate e non una sola spira, vengono attraversate tutte. Quindi, tornando alla bobina, a parte n quadrato, poi il campo B di una spira per l'area di una spira, questo è come se fosse una spira singola. Quindi questo sarebbe il flusso del campo B attraverso una sola spira. Ma il campo B generato da una sola spira è questa espressione, mi0 I su 2r. Mettiamo i in fondo alla formula, quindi abbiamo n quadrato mi0 s su 2r per i. Perché scriviamo i in fondo? Perché così possiamo
possiamo vedere la diretta proporzionalità tra il flusso magnetico autoindotto e la causa di questo flusso magnetico, cioè la corrente elettrica che scorre nella bobina. Questa è una diretta proporzionalità, la costante di proporzionalità è l'induzione, è l'induttanza o coefficiente di autoinduzione della bobina. Quindi il coefficiente di autoinduzione della bobina è tutta questa quantità che si trova davanti a I, quindi è n quadrato per l'induttanza di una spira sola, che è questa qui nel cerchietto. Quindi l'induttanza di una bobina è n quadrato per l'induttanza di una spira, è scritto anche qua, n quadrato per L spira. Prima di proseguire con questi calcoli, vediamo che cosa significa questa formula. Vuol dire che se una spira aveva una induttanza, per esempio dell'ordine di 10 alla meno 7 Henry, come visto un paio di video fa, nel caso particolare di una spira di raggio 3 centimetri, allora l'induttanza di una bobina sempre di raggio 3 centimetri, ma formata da 300 di queste spire, l'induttanza della bobina sarà molto più grande dell'induttanza di una spira per via di questo n al quadrato. Infatti 300 spire, n al quadrato vuol dire 90.000. 90.000 è quasi 100.000, quasi 10 alla quinta. E questo vuol dire che l'induttanza di una bobina composta da 300 spire è quasi 100.000 volte più grande dell'induttanza di una spira sola. Questo spiega perché una spira non reagisce praticamente per niente alle variazioni di corrente elettrica che scorrono nel circuito, mentre invece una bobina, come anche un solenoide, reagisce molto fortemente perché ha un'induttanza grande. Un'induttanza che, se questo lo approssimiamo come ordine di grandezza a 100.000, 10 alla quinta, e moltiplichiamo per l'induttanza di una spira 10 alla meno 7 Henry, abbiamo 10 alla meno 2 Henry come ordine di grandezza dell'induttanza di una bobina. E questo ordine di grandezza è lo stesso del solenoide che abbiamo visto nel video precedente, quindi bobina e solenoide hanno all'incirca lo stesso ordine di grandezza come induttanza, che negli esempi che ho fatto io è circa 10 alla meno 2 Henry, quindi un valore molto grande di induttanza se confrontato con quello di una spira sola. Ora possiamo perfezionare il calcolo matematico, riprendendo l'induttanza di una bobina, che è questa costante di proporzionalità, quindi n al quadrato, mi 0s su 2r, e al posto di s, che è l'area di una spira, mettiamo l'area del cerchio, pi greco r alla seconda, r è il raggio della spira. Perché facciamo questa sostituzione? Perché così possiamo semplificare un raggio. Infatti al posto di s, pi greco r quadrato, va via un raggio e il risultato finale approssimativo è mi 0 pi greco mezzi n quadrato r. Perché approssimativo? Perché ricordiamo che il campo B di una spira non era uniforme, ma aveva questo andamento, le linee del campo B, e quindi se noi lo vogliamo rendere uniforme necessariamente dobbiamo fare un'approssimazione. Perciò in definitiva l'induttanza di una bobina, formula approssimativa perché il campo B l'abbiamo reso uniforme, è questa, mi 0 pi greco mezzi n quadrato su r. È diversa dall'induttanza di un solenoide, anche se presenta alcune analogie. L'analogia principale è la presenza di n quadrato, che abbiamo già visto all'inizio, in quanto una bobina, come anche un solenoide, genera un campo magnetico amplificato di 300 oppure 1000 volte, ma questo campo va ad attraversare non una sola spira, ma 300 oppure 1000 spire, quindi anche la ricezione di questo campo risulta amplificata di 300 o 1000 volte.